Ciao a tutti ragazzi di androidblog.it. Quest'oggi stiamo facendo la recensione di un'applicazione molto carina e funzionale. Io la uso sempre perché alle volte, anzi spesso mi trovo fuori casa e magari può essere interessante vedere qualche programma televisivo dal telefonino quando non abbiamo una televisione. E devo dire che questo programma è il migliore. Si chiama TV, lo si può trovare in versione full anche sul market, costa 2 soldi, se non ricordo male sono circa 99 centesimi o comunque qualcosa del genere, visto che io l'ho già acquistata da qualche tempo. E devo dire che è un'applicazione che funziona molto molto bene. Secondo me è l'unica che funziona così bene. Io il problema che avevo, perlomeno per me personalmente, era per i canali Mediaset, che non riuscivo spesso a trovare su altre piattaforme. E devo dire che qui i canali Mediaset si vedono molto molto bene. Per me che sono un appassionato di MotoGP, quando non sono a casa, schiaccio Italia 1 e devo dire che subito, oggi casualmente c'è anche la MotoGP e quindi eccoci che siamo già pronti a vedere la MotoGP. Assolutamente rispettato da Talmaxi, non so se ti ricordi. Mi aveva raccontato un meccanico che ha lavorato con Kai, Che aveva destato abbastanza Davvero entusiasmo, ottima poi tutti biasimato e criticato la Talmaxi, visibilità di era questi proprio programmi, estremamente fluido senza impegnato alcun tipo di problema. quella Abbiamo parte poi lì. Ci inoltre vogliamo però, concentrare. scusate che Parliamo tolgo già l'audio. con Ernesto Cappella, complimenti. Allora, una grandissima gara. Tolgo l'audio e dicevo, andiamo a vedere quali sono i programmi compresi in questa applicazione. Abbiamo Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1. Abbiamo la 7, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Yoyo, Rai Gulp, Rai Storia, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Eurosport anche 1 e 2, Rai News e anche Sky TG24, TGcom 24, Virgin Radio, MyDJ, Euronews e TG Norba 24. Quindi, per esempio, proviamo Sky TG24. Come vedete, anche Sky TG24 non dà alcun tipo di problema nella visione. E anche l'audio che io l'ho tolto, posso rialzarlo. E le colombe presenti come Fabrizio Cicchitto e Maurizio Lupi hanno Bene, ora magari alcuni di voi possono dirmi: ok, Mauro, però se io non ho il wifi, diciamo dietro, comunque una zona dove è coperto il wifi, sicuramente avrò problemi ad utilizzare la rete del telefono. E invece no, perché naturalmente per chi ha un abbonamento, quindi con un po' di giga da sfruttare, naturalmente occupa molto di meno di un giga, cioè di qualche giga vedessi una gara di MotoGP o un programma, però sappiate che vi serve un abbonamento non da 100 mega, diciamo. Ecco, però il telefono, l'applicazione ci avvisa che il dispositivo non è connesso in wifi, ma noi diciamo di continuare lo stesso. E per esempio, questa volta diciamo che vogliamo vederci, non so, Mela Verde Estate sul canale 5. Attendiamo un attimo e il telefono e quindi l'applicazione stessa risponde benissimo. Come potete ben vedere, nonostante siamo attaccati con rete, in questo caso di 3 Italia, di H3G, il telefono risulta essere fluido, questa applicazione risulta essere fantastica, riesce a gestire al meglio il buffering e quindi lo streaming video di questo canale, in questo caso di Mediaset, e ci permette quindi di visualizzare splendidamente quindi ogni canale tra quelli che abbiamo già visto prima nella lista, anche sotto appunto rete 3G HSPA. E quindi devo dire ottimo, ottimo questo programma. Vi ricordo, si chiama TV, basta andare sul Play Store, si cerca TV ed eccola qui, di Stefano Galizia, la si trova qui, basta fare installa, costa, vi ricordo, ora non ricordo precisamente il prezzo perché l'ho già acquistato da qualche tempo prima di recensirla, ma se non ricordo male erano in circa una novantina, un euro massimo, 99 centesimi, eravamo lì. E quindi devo dire un'applicazione eccezionale per quanto riguarda la visibilità dei canali televisivi su Android, che funziona eccezionalmente.
e in modo perfetto anche con rete 3G HSPA. Vi ricordo che la mia zona non è coperta da ultra internet, da 4G eccetera, quindi qualsiasi persona che è coperta da rete 3G HSPA, quindi ormai quasi tutta Italia, può essere e può utilizzare questo dispositivo, anche questa applicazione, anche in mobilità su ogni dispositivo Android. Bene, tutto per questa recensione di Tivi, e ci vediamo alla prossima recensione di applicazioni o telefoni come al solito. Ciao a tutti!